Ma questo libro nasce un po' casualmente perché Marco Fioca della Rizzoli e la direttrice della BUR, la Federica Magro, avevano visto un articolo abbastanza grosso sul Corriere della Sera in cui si parlava della mia e nostra ricerca sui litigi infantili, in cui si dimostrava che il nuovo metodo inventato da me e dal mio istituto aveva ottenuto dei risultati ottimi e quindi dimostrava che non solo i bambini sanno litigare meglio degli adulti, ma che a loro litigare fa bene, gli aiuta ad acquisire delle competenze particolari in ordine alla capacità di farsi valere da un lato e di riconoscere i punti di vista degli altri e anche nella capacità di rinunciare agli aspetti più narcisistici e autoreferenziali della loro crescita. L'articolo aveva interessato questi responsabili della Rizzoli che mi hanno chiesto il libro, è stato realizzato in 1 mese, 2 mesi al massimo ed è diventato un libro molto sistematico, molto organico, che per me è una vera e propria novità, in quanto i miei libri sono sempre stati qualcosa di estemporaneo in progress, nel senso che no, è la prima volta che come dire, mi fermo per scrivere un libro. E quindi anche per me è stata un'esperienza particolare, una specie di esordio a 56 anni e sono stato contento di farlo perché mi ha dato proprio l'idea, come dire, di un'opera che ha avuto un inizio e una fine. Adesso un libro che voglio seguire proprio per riuscire a portare in giro questa idea estremamente innovativa nella storia della pedagogia, cioè che i bambini nei litigi non solo ce la fanno, ma che per loro è molto utile e che se un adulto si trova con un'infanzia senza litigi, metti perché gli adulti gliel'hanno impedito, ecco, questo è un vero disastro, un vero deficit che grava sulla loro esperienza. Quindi per me è un libro liberatorio che dedico veramente a tutti i bambini e a tutti i loro genitori perché ne facciano tesoro e lo mettono in pratica. E ho voluto proprio specificare il meglio possibile con tanti esempi, con tante storie, con tante ricerche scientifiche quello che si può fare dal punto di vista pratico, un libro operativo che dà tutte le possibilità di mettere in atto quello che aiuta i bambini a sentirsi protagonisti della loro crescita, a usare tutte le loro risorse perché abbiamo bisogno di questo, perché i nuovi bambini sono più intelligenti delle generazioni precedenti e ogni generazione ha il diritto di portare sulla scena della vita qualcosa di nuovo. Facciamo pubblicità al crudo, eh? Crudo.